Un paese forte, compatto, unito, dietro un solo capo. Questo sogna ogni dittatore. Questo desiderano Hitler, Mussolini e Franco. Ogni deviazione dall'ordine prestabilito deve essere soppressa. Socialisti e comunisti, anarchici e zingari, omosessuali ed ebrei. Ma c'è un nemico ancora più insidioso, non raccontato dai libri di storia. La massoneria. Cosa tramano nei templi gli uomini col grembiule? Quali complotti ordiscono contro la nazione? Domande senza risposta che agitano le notti dei dittatori. Questa è la storia della Seconda Guerra Mondiale, raccontata attraverso l'associazione segreta più famosa della storia. Estate 1945. La guerra in Europa è finita. Il vecchio continente è un'unica, immensa distesa di macerie. Mancano cibo e case. Gli sfollati sono milioni. In Germania, insieme ai palazzi e ai ponti, sono crollati anche Stato e società. L'intera Europa dipende dal supporto del mondo esterno. Gli Stati Uniti diventano la forza sulla quale contare. Il presidente americano Harry Truman decide di far partire per l'Europa una commissione guidata dall'ex gran maestro della Gran Loggia del Missouri, Ray Denslow. Le frammentarie informazioni sulla massoneria sono preoccupanti e l'obiettivo è soccorrere le logge dopo anni di dittature nazifasciste. Nulla di strano. Del resto, lo stesso Truman è un massone, così come lo era il suo predecessore Franklin Delano Roosevelt. E su fino al primo presidente, George Washington. As a past Grand Master of the great state of Missouri, I'm very much interested in the Masonic Service Association. When our boys come marching home victorious, none will look askance and say, where was Freemasonry in this hour of need? Per 5 settimane Ray Denslow, insieme ad altri 3 massoni, attraverserà l'Europa. Vedrà coi suoi occhi la devastazione delle capitali europee. Incontrerà i massoni e offrirà loro il supporto della massoneria americana. Questo è il suo diario rimasto inedito fino al 2018. Fratelli, siamo appena tornati da una delle missioni più interessanti della nostra vita di massoni. Un'indagine sulle condizioni della massoneria nei paesi europei occupati dopo 6 anni di guerra. Agli occhi di Hitler e Mussolini, la massoneria costituiva un intralcio. In Spagna hanno trovato un compagno di strada nella persona del generale Franco. Abbiamo lasciato New York il 12 agosto 1945, di primo mattino, a bordo di un Transatlantic Clipper. Qui di seguito riportiamo le situazioni così come le abbiamo viste. Pochi giorni dopo, la commissione massonica atterra a Roma. In Italia è nato il fascismo e Mussolini è stato da sempre un nemico della massoneria. Roma è anche la sede della Chiesa Cattolica, avversaria dell'obbedienza da sempre. Fin da subito Denslow nota qualcosa di strano. La maggior parte dei massoni italiani è cattolica,
Un aspetto che è necessario spiegare con cura ai massoni americani. Da dove nasce questa anomalia? La risposta forse si trova osservando la parete orientale di un tempio massonico. Lì campeggia un lungo acronimo. Sta per Alla gloria del grande architetto dell'universo. Chi è il grande architetto dell'universo per i massoni? Sembra quasi una rappresentazione del dio cattolico, ma è molto di più. Rappresenta tutte le religioni e tutte le fedi, ma soprattutto la fede nella ragione. In effetti, qualcosa di sincretico esiste davvero. Tutti i lavori massonici iniziano con la lettura di un brano dal Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Natasha Lindstedt è professoressa dell'Università dell'Essex e autrice di diversi libri che esplorano la psicologia dei dittatori del Novecento. I massoni credono in Dio o in qualche essere supremo. Non sono atei. Credono che tutte le religioni siano uguali. Don Alfredo Jacopozzi, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze, esprime il punto di vista della Chiesa Cattolica sul rapporto tra massoneria e Dio all'interno di un tempio massonico. Grande architetto dell'universo e Dio sono sicuramente due prospettive diverse, che però nella cultura occidentale in particolare si intersecano. Il Dio come architetto dell'universo è una realtà che è stata elaborata, pensata dentro l'universo occidentale cristiano. Ma cos'è la massoneria? La massoneria è un'associazione iniziatica nata ufficialmente a Londra nel 1717. Secondo alcuni documenti, però, le sue origini sarebbero più antiche. I suoi membri giurano di lavorare al miglioramento di sé e della società nel rispetto delle leggi della loro patria. Nel giro di pochi anni si espande in tutto il mondo e i suoi valori di libertà, uguaglianza e fratellanza saranno alla base della rivoluzione americana, della Carta dei diritti dell'uomo e della rivoluzione francese. Con queste premesse, lo scontro con la Chiesa cattolica è inevitabile. Appena 21 anni dopo la sua fondazione, nel 1738, Papa Clemente XII Corsini mette al bando la massoneria con la bolla In eminenti apostolatus specula. Il fiorentino Papa Corsini scomunicò la massoneria con questa lettera apostolica e se andiamo a leggerla attentamente, questa lettera ci fa vedere come in qualche modo la condanna è stata molto più rigida rispetto alle ragioni, perché le ragioni sembrano ragioni di Stato. Per più di 1000 anni i papi sono stati anche re, governando da sovrani assoluti ampi territori dell'Italia centrale. Almeno fino all'Unità d'Italia e alla fine del potere politico della Chiesa nella penisola ottenuta nel 1870, anche grazie al contributo della massoneria. L'eroe simbolo di questa impresa è Giuseppe Garibaldi, un massone elevato al 33° e più alto grado dell'istituzione.
Roma gli ha dedicato un posto d'onore. Il monumento equestre dell'eroe dei due mondi svetta dall'altura del Gianicolo e letteralmente domina la città. Inizialmente la statua era stata posizionata con lo sguardo rivolto verso il Vaticano in segno di sfida. Solo in seguito, dietro espressa volontà del Papa, la statua è stata girata nella posizione in cui si trova ora. La fine dell'Ottocento è il periodo di maggior splendore della massoneria italiana. Piazze e vie delle città ospitano targhe e statue in onore dei massoni più celebri. Nel 1899 viene eretta a Campo dei Fiori, nel pieno centro di Roma, la statua di Giordano Bruno, il filosofo simbolo del libero pensiero che proprio lì era stato bruciato come eretico dal Papa nel 1600. Nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Per 4 anni gli stati europei si scontrano in una guerra devastante. L'Italia entra in guerra 1 anno più tardi, contro il parere della maggior parte della popolazione, ma dietro la spinta del re Vittorio Emanuele III e della stessa massoneria. Alla fine tutti, anche gli stati che come l'Italia possono definirsi vincitori, ne escono distrutti, socialmente ed economicamente. Gabriele D'Annunzio, poeta, eroe di guerra, ispiratore di mode e massone, inventa la definizione «vittoria mutilata». In questa situazione si fa largo sulla scena politica italiana un personaggio nuovo. Il suo nome è Benito Mussolini. Mussolini era molto carismatico, narcisista. Era un egocentrico, paranoico, incline a comportamenti maniaco-depressivi. Credeva di essere nato per salvare l'Italia da tutti i suoi problemi ed era totalmente impegnato nell'obiettivo di governare l'Italia. Voleva riportarla alla sua età dell'oro con ogni mezzo necessario. Dopo essere stato fervente socialista, come primo atto della sua nuova vita politica, Mussolini nel 1919 fonda a Milano i fasci di combattimento. Come reagisce la massoneria di fronte alla nascita del primo fascismo? Anna Maria Isastia è professoressa di storia contemporanea all'Università Sapienza di Roma. La massoneria italiana, commettendo lo stesso errore dei politici liberali, è convinta di poter cavalcare il fascismo e poi di poterlo controllare e renderlo inoffensivo una volta abbattuto il pericolo bolscevico. Per la massoneria nell'Italia del dopoguerra i nemici erano due. Da un lato il mondo cattolico, dall'altra parte il socialismo. Ed ecco che c'è in mezzo questa forza politica nuova, il movimento dei fasci di combattimento. Il 28 ottobre 1922. Decine di migliaia di fascisti raggiungono la capitale per forzare la mano al re e prendere il potere. Mussolini è a Milano e attende solo un segnale, che arriva. Per pavidità o solo per un calcolo sbagliato, re Vittorio Emanuele III consegna l'Italia a Mussolini. Quel giorno migliaia di fascisti sono comandati dai 4 collaboratori di Mussolini. 3 di loro, Italo Balbo, Emilio De Bono, Cesare e Maria De Vecchi, sono massoni. È l'inizio dell'era fascista. Firenze è uno dei centri più importanti della massoneria italiana. Fulvio Conti,
professore di storia contemporanea all'Università di Firenze, ha trovato una prova straordinaria che documenta il sostegno della massoneria al fascismo, firmata da un massone fiorentino. Questa lettera di Federico Cerasola del 9 novembre 1922, quindi siamo a una decina di giorni dalla marcia su Roma, in cui scrive al Gran Maestro: fino a questo momento ho dato ai fasci 700.000 lire, conto di arrivare almeno ai 2 milioni. Per me è la smoking gun, come si dice, la prova incontrovertibile di un finanziamento molto consistente. La massoneria e il primo fascismo parlano con lo stesso linguaggio. Il finanziamento della massoneria al fascismo è molto consistente, l'equivalente di 1.900.000 euro. Ma il sostegno della massoneria è anche politico. Lo stesso Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Domizio Torrigiani, appoggia ripetutamente Mussolini attraverso manifesti, interviste e lettere. La massoneria quindi si è schierata, ma ha puntato sul cavallo sbagliato. Mussolini non ha e non vuole avere vincoli o debiti. Ben presto il movimento fascista che vuole diventare regime dovrà fare una scelta. Fra un potere forte, la massoneria, che tale più non era, e una Chiesa cattolica che invece aveva una grande influenza sia in Italia che all'estero, Mussolini non ebbe alcun dubbio e scelse di cercare l'accordo con la Chiesa cattolica. Il progetto culturale e politico di Mussolini era in qualche modo reinstaurare lo Sacro Romano Impero, cioè trovare anche e soprattutto l'appoggio della Chiesa cattolica. Mussolini capisce, andato al potere, che ha bisogno della Chiesa cattolica. Due forze, due poteri, due realtà che vogliono la caduta dei massoni. Per lui, repubblicano e anticlericale in gioventù, ma anche spregiudicato e determinato come pochi, non sarà un problema venire a patti con la Chiesa cattolica. Mussolini veniva da una storia di anticlericalismo verboso, aggressivo, e si convertì tranquillamente, se non a un cattolicesimo praticante, quantomeno a una linea di realpolitik che si sarebbe conclusa nel 1929 con la firma dei patti lateranensi. Per quasi 60 anni, i papi che si erano susseguiti sul soglio pontificio si erano considerati prigionieri dello Stato italiano, rinchiusi all'interno dei palazzi vaticani. Con la firma dei patti lateranensi, firmati nel 1929 tra il Regno d'Italia e la Santa Sede, Mussolini pone fine alla storica frattura aperta con la conquista di Roma nel 1870. Mussolini cede alla Santa Sede la sovranità del territorio della Città del Vaticano, garantendo ad essa la più completa libertà, e riconosce il cattolicesimo come religione di Stato. Revisionati solo parzialmente nel 1984, i patti lateranensi regolano ancora oggi i rapporti tra Chiesa e Stato italiano. La firma del concordato è il risultato di 6 anni di trattative tra regime fascista e Chiesa cattolica. Già dal 1923 le condizioni dettate dal segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri, per la conclusione dei negoziati erano chiare: chiudere i conti con la massoneria. Dice Gasparri nelle sue memorie che l'ostacolo vero verso il raggiungimento di un accordo fra Stato e Chiesa era rappresentato dalla massoneria e dalla presenza massonica in Parlamento.
tutto questo verrà spazzato via da Mussolini nel giro di poco tempo. Nel 1925 Mussolini scaglia l'attacco diretto, varando la legge contro le associazioni segrete. In realtà, mirata contro la massoneria. La legge sulle società segrete impone al Gran Maestro Domizio Torrigiani l'autoscioglimento del Grande Oriente d'Italia. Da quel momento la massoneria ufficialmente non esiste più in Italia. In Italia per circa 20 anni non si svolgono lavori rituali massonici, ma la cosa è comprensibilissima se si pensa a quelli che sono i requisiti logistici indispensabili per un'attività massonica. Un tempio che deve essere di almeno 40 metri quadri, il pavimento a scacchi, le colonne, le squadre, i compassi, le spade. Sarebbe bastata la polizia fascista entrare in possesso di uno soltanto di questi utensili massonici e sarebbero già messi sulle tracce dei fratelli. Il destino di Domizio Torrigiani è comune a quello di tanti altri massoni e oppositori del regime. Emarginato dalla vita politica, rifugiato in Francia, arrestato al suo rientro in Italia. Torrigiani, Gran Maestro del Grande Oriente, ha trascorso molti anni al confino sull'isola di Lipari ed è morto martire della causa massonica. In questi anni, molti massoni italiani si riuniscono in clandestinità. Nei retrobottega, pochi gesti e pochi oggetti simbolici non fanno di questi incontri delle tornate massoniche, ma bastano a tenere viva la speranza, in attesa di tempi migliori. Nonostante la chiusura delle logge massoniche in Italia risalga a 7 anni prima, Mussolini, consapevole dei tentativi di sovvertire il suo regime, teme ancora un ritorno dei massoni rifugiati all'estero. Così nel 1932 il Duce continua ad attaccare. Lo fa attraverso un discorso pubblico a Torino. Per questi residui o residuati di tutte le logge è veramente uno scandalo inaudito che ci sia l'Italia fascista. La massoneria diventa uno spauracchio, il nemico perfetto per ogni occasione. Non è importante che ci sia, ma che si pensi che ci sia. Siamo nel Tempio Nazionale della Gran Loggia d'Italia a Roma. Qui il giornalista e scrittore Giovanni Fasanella ci parla delle numerose carte segrete di Mussolini da lui trovate nell'archivio londinese di Kew Gardens. Si tratta di rapporti dei servizi segreti, della polizia politica, l'Ovra, lettere anonime, intercettazioni telefoniche, tutto materiale che finiva sulla scrivania di Mussolini. Mussolini raccoglieva tutto quello che era possibile raccogliere da ogni angolo della penisola, materiali che la polizia segreta gli forniva sulle abitudini dei suoi camerati.
E questo serviva a Mussolini per avere costantemente il polso della situazione. Una vera e propria rete di informazione messa a punto dal Duce, in cui torna in modo costante il tema del complotto massonico. Anche dopo lo scioglimento della massoneria, Mussolini fu ossessionato dalle logge perché gran parte dei gerarchi fascisti erano massoni. Mussolini lo sapeva benissimo. Se da un lato la segretezza delle logge rappresenta una minaccia al suo potere, dall'altro diventa un'arma di ricatto verso chiunque. Una delle accuse più ricorrenti che si leggeva in quei rapporti era che si trattava di un massone. Probabilmente eravamo in presenza già allora di quel fenomeno che oggi viene definito delle fake news costruite ad arte per danneggiare un avversario o un concorrente. È la ricetta Mussolini contro la massoneria. Supporto della massoneria per conquistare il potere, poi il voltafaccia e repressione brutale. Infine, utilizzo strumentale della teoria del complotto massonico per generare un clima di sospetto e cementare l'unione attorno al dittatore. Una strategia che in Italia ha funzionato perfettamente e che sarà modello di riferimento per tanti altri dittatori. I dittatori hanno un'implacabile sete di potere e sono costantemente preoccupati della propria sopravvivenza. Cercano di mantenersi al potere a qualunque costo. Prima di tutto, la massoneria era un'organizzazione segreta, difficile da definire, difficile sapere quanti membri ne facessero parte. Era difficile sapere cosa pensassero veramente ed era anche composta da alcuni dei membri più brillanti della società. E tutte queste cose spaventavano moltissimo questi dittatori, che temevano complotti, temevano l'ignoto e volevano avere il controllo su tutto. Fare come in Italia. Negli anni 30 il bel paese è rispettato, quasi studiato, come non succedeva da molto tempo. E poi c'è lui, Benito Mussolini, il Duce, un vero esempio per molti uomini politici desiderosi di uscire dall'anonimato. Per Francisco Franco, un generale spagnolo di stanza in Africa, l'occasione si presenta nel 1936. La guerra civile in Spagna ha coinvolto tutte le potenze europee. Sia Mussolini che Hitler hanno favorito l'ascesa del generale Francisco Franco. Siamo nel tempio della Gran Loggia di Spagna, a Madrid. Ivan Pozuelo è un giornalista e storico spagnolo, membro del Centro di Studi Storici sulla Massoneria Spagnola. La reazione della massoneria spagnola al colpo di Stato del luglio 1936 fu piuttosto tiepida, silenziosa. Non dissero nulla ufficialmente, aspettando di vedere cosa sarebbe successo e che tipo di colpo di Stato sarebbe stato. A seconda dell'esito, poi avrebbero preso una posizione al riguardo. Come in Italia, anche in Spagna la massoneria pagherà un prezzo molto alto. Una volta conosciuta la natura del colpo di Stato, che fu molto violento e quasi annientò alcuni settori della popolazione spagnola, i massoni videro che erano tra le vittime. Nel giro di pochi giorni ci furono fucilazioni di massa di massoni. Franco stava già costruendo questo atteggiamento antimassonico nei primi mesi dopo il colpo di Stato e nel settembre 1936 promulga, per così dire, una specie di legge contro la massoneria. È molto chiaro, i massoni devono essere annientati. Questo comporta la distruzione dei templi, comporta fucilazioni e anche la distruzione dei simboli massonici nei cimiteri.
è un tentativo di cancellare la storia della massoneria spagnola dalla storia della Spagna. Ma chi è Francisco Franco? È il secondo di cinque figli in una famiglia divisa in due. Il primogenito, Nicolás, e il piccolo Ramon sono i preferiti del padre, un uomo estroverso e anche massone. Franco era fra tutti quello che più odiava i massoni. Sia suo padre che suo fratello erano membri della massoneria e lui aveva un rapporto molto difficile con entrambi, ma in particolare con suo padre, una sorta di intellettuale che guardò il figlio con sdegno per tutta la vita. Francisco, invece, è introverso e riservato. Assomiglia alla religiosissima madre, Maria del Pilar. Non sappiamo molto della vita privata di Franco. Sappiamo che ha un cappellano che recita il rosario ogni giorno e che durante la settimana santa sospende le esecuzioni. Franco pensava che i massoni rappresentassero un'enorme minaccia perché all'epoca, proprio quando stava per prendere il potere, i massoni costituivano un terzo del Parlamento spagnolo, quindi avevano più potere di quanto il loro numero dimostrasse. Tra le tante ipotesi per spiegare l'inesauribile sentimento antimassonico di Franco, c'è quella secondo la quale anche lui avrebbe cercato di entrare in massoneria, subendo però un rifiuto. Sull'appartenenza o meno di Franco alla massoneria, sul fatto che non l'hanno fatto entrare e che per questo odia i massoni, tutto questo deriva da una testimonianza orale. Si dice che lui abbia cercato di entrare a Larache e a Madrid e che gli è stato rifiutato l'ingresso in entrambe le logge. Ed è curioso perché si tratta di due logge a cui sembra che Ramon Franco sia appartenuto. Non si sa per certo se abbia mai fatto la domanda di affiliazione. Quel che è certo è che la componente religiosa avrà un ruolo ben più importante nella sua storia e in quella della Spagna. La guerra civile spagnola è una lotta tra visioni del mondo, tra monarchia e repubblica, tra comunismo e fascismo, tra ateismo e cattolicesimo. E ogni fazione combatte in maniera brutale. Tra il 1936 e il 39, il fronte repubblicano distrugge il 70% delle chiese cattoliche e uccide 10.000 religiosi. Franco si erge a paladino dell'universo conservatore, un baluardo a sostegno del cattolicesimo, in lotta contro il mondo repubblicano, un vero e proprio nido di massoni. Tutte le crisi sociali, economiche e politiche erano il prodotto, secondo loro, della mano nascosta della massoneria. E invece, quella mano nascosta era la loro. Erano loro a cospirare. Si vede chiaramente, precisamente, con il colpo di Stato. Ci sono diverse ragioni per il sentimento antimassonico di Franco, ma la principale era che lui credeva a quello che la Chiesa Cattolica diceva da secoli sulla massoneria, accusandola, diciamo, di tutti i mali che avevano colpito la Spagna. Il cattolicesimo spagnolo è un cattolicesimo piuttosto conservatore, piuttosto intransigente. Nei rapporti col mondo politico, in particolare repubblicano, la Chiesa appunto era in situazione di conflitto e quindi la salita al potere di Franco fu in qualche modo una liberazione da parte della Chiesa. E anche se all'inizio il clero spagnolo era piuttosto ostile a Franco, però nel momento in cui il movimento repubblicano cominciò a scagliarsi contro la Chiesa, è chiaro che il clero si buttò a braccia aperte verso Franco. Franco ha favorito molto la Chiesa con leggi ad hoc. Tutto questo ha fatto sì che franchismo e Chiesa andassero di pari passo. Franco fu in grado di attingere a ciò che alcuni segmenti della società spagnola volevano veramente,
tornare allo stile di vita tradizionale. Non volevano avvicinarsi alla modernità o verso la democrazia. Franco quindi sembrava un faro di stabilità, qualcuno su cui il popolo spagnolo poteva contare. E quale modo migliore dei discorsi in pubblico per dimostrare al mondo conservatore la sua lotta alla massoneria? I discorsi di Franco sulla massoneria, contro la massoneria, iniziano dal momento in cui arriva al potere e proseguono fino alla fine. L'ultimo discorso di Franco è contro la massoneria. In tutti i discorsi pubblici usava sempre la massoneria internazionale, dicendo che erano malvagi, che la massoneria era il demonio. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Y aún hoy liberada España de esta carroña, todavía estas insignificantes marejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados. La personalità di Franco era diversa da quella di Hitler e Mussolini. Franco aveva questa voce molto acuta e non era particolarmente carismatico davanti alla folla. Franco era anche molto conservatore e non aveva quella capacità di connettersi davvero con la gente. La Chiesa cattolica, nelle sue omelie, nelle sue prediche, fu uno dei principali produttori e propagatori della antimassoneria, andando al di là delle credenze cattoliche, dicendo che la massoneria era un'associazione del diavolo, di Satana. La Chiesa ha in qualche modo benedetto tutte quelle situazioni in cui lo Stato totalitario ha condannato la massoneria. I totalitarismi del Novecento sono un capitolo davvero drammatico della nostra storia politica. Parlando dal punto di vista della Chiesa cattolica, il cercare l'appoggio di questi totalitarismi è stato un disastro profondo. Per Franco, quella contro la massoneria è una vera e propria guerra. E ogni guerra porta con sé sofferenza, dolore, persecuzione. Juan José Morales, professore di storia della massoneria, ci racconta la storia della sua famiglia. Ho alcuni documenti dove i giornali, in prima pagina, dicono: faremo campi di concentramento per ebrei, massoni, comunisti, repubblicani e così via. Questi signori possono dire lo faremo. E lo fanno. Ma quello che ancora oggi non sappiamo è il numero dei morti. Mio padre era a Madrid quando finì la guerra civile spagnola. Era un repubblicano e lo mandarono in un campo di lavoro forzato nei Pirenei aragonesi. Sono stato nel luogo in cui mio padre era costretto a fare lavori inutili. Era una punizione, una persecuzione, una repressione brutale. La macabra conta di questa repressione è difficile. Si calcola in decine di migliaia. Alcuni parlano addirittura di centinaia di migliaia di morti antifranchisti durante e dopo la guerra. Franco ha represso senza pietà, senza rimorsi. Io dico sempre che Franco è stata la persona che ha ucciso più spagnoli nella storia. Non ha ucciso francesi, belgi o russi. Ha ucciso gli spagnoli. E tra le varie categorie di nemici dello Stato, i massoni erano una delle sue ossessioni prioritarie. Da annientare fisicamente, moralmente e anche storicamente. Non è stato un anno o due anni o tre anni o cinque anni o dieci anni. Sono stati quasi 40 anni con lo stesso pensiero antimassonico e lo stesso atteggiamento. Tra le vittime della furia del primo franchismo c'è anche Federico García Lorca. Il celebre poeta viene catturato e ucciso senza processo il 19 agosto 1936. Anche lui, come molti altri, con l'accusa imperdonabile: massone.
Queste sono le uniche immagini filmate di García Lorca, girate a Montevideo durante una vacanza. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Con questi versi, Antonio Machado, amico personale di Lorca e anche lui massone, racconta la sua morte. Tra le tante leggende che esistono, c'è anche quella secondo la quale l'accusa di essere massone fu usata per assassinare García Lorca. Ma non è la verità. García Lorca fu assassinato in quanto comunista, omosessuale, poeta e intellettuale. Poi è arrivata la storia del massone. Ebbene, questo è un di più, uno sviluppo naturale, perché loro accomunavano i socialisti ai massoni, i comunisti ai massoni, gli anarchici ai massoni e anche i teosofi e i rotariani ai massoni. Essere massone è una colpa. Essere massone è una vergogna. Essere massone significa morte. L'accusa di essere massone serviva a Franco allo stesso modo in cui a Stalin servivano i trotskisti e a Hitler gli ebrei. Quando volevano sbarazzarsi di qualcuno nel loro entourage, anche uno dei loro, Franco diceva che era un massone, Hitler diceva che era un ebreo e Stalin diceva che era un trotskista. Salamanca è il quartier generale di Francisco Franco durante la guerra civile. Oggi è sede del Centro Documentale della Memoria Storica. Il Centro Documentale della Memoria Storica mira a risarcire tutte le vittime della dittatura di Franco. E la ragione per cui c'è un'intera sezione dedicata alla massoneria è legata a questo concetto di ossessione antimassonica che aveva Franco. In totale ci sono circa 80.000 schede di massoni, ma nel complesso possiamo parlare di circa 3 milioni di perseguitati, un numero che comprende donne, uomini e bambini. La Spagna di inizio Novecento è un paese ancora arretrato. I primi passi verso l'emancipazione femminile risalgono agli anni della Repubblica, ma la parità con gli uomini è ancora lontana. Eppure, a differenza delle altre obbedienze del vecchio continente, le logge spagnole sono aperte anche alle donne. La massoneria femminile è composta essenzialmente da intellettuali. È proprio all'interno del gruppo delle donne intellettuali o giuriste che dobbiamo evidenziare il ruolo di Clara Campoamor, una massona che fu perseguitata dal Tribunale Speciale per la Repressione della Massoneria e del Comunismo. Grazie a lei si ottenne la concessione del voto alle donne. Il centro documentale è la testimonianza diretta dell'ossessione antimassonica di Franco. Al suo interno però c'è qualcosa di ancora più sorprendente, un vero museo a porte chiuse, anzi, serrate. La loggia che vediamo ora è stata creata durante gli anni della dittatura. L'idea era di ridicolizzare, di mettere in mostra il lato nascosto della massoneria. E così, con tutti i documenti sequestrati alla loggia, con tutti gli oggetti dei massoni, i grembiuli, i gioielli, gli stendardi, i mobili, con tutto questo realizzano questa riproduzione di quello che credono essere un tempio massonico, cosa che ovviamente non è. Si tratta di una falsa loggia perché non rispetta i canoni di un tempio massonico. Un Luna Park. Una galleria di specchi, una caricatura di come un profano immagina un tempio, non come è davvero. Tutti i mobili che possiamo vedere in questa riproduzione di una loggia, sedie, tavoli, lampade e quadri appesi, sono tutti autentici. Sono stati sequestrati in diverse logge in tutto il territorio spagnolo. Nonostante gli sforzi dei falangisti,
Questo finto tempio non verrà mai aperto al pubblico durante il franchismo. Perché? A distanza di più di 80 anni dalla sua costruzione, il motivo rimane per gli storici ancora un mistero insoluto. Nella primavera del 1945, mentre Franco è impegnato nella lotta alla massoneria, i suoi alleati cadono a distanza di pochi giorni. Franco è stato lungimirante e non ha trascinato la Spagna nella Seconda Guerra Mondiale, ma ora è solo contro i suoi nemici. Franco vive molto male la fine della Seconda Guerra Mondiale. La vive terribilmente, perché nel frattempo c'è stata da un lato la morte di Mussolini e dall'altro il suicidio di Hitler. E si accorge che non c'è più tanta gente che visita il palazzo di El Pardo. E si sente tremendamente solo. I suoi alleati sono morti. I suoi amici hanno perso la guerra e l'hanno vinta i massoni. Roosevelt è un massone. Il generale Eisenhower è un massone. Il segretario generale delle Nazioni Unite è un massone. Il presidente dell'Assemblea del Consiglio Europeo è un massone. Churchill è un massone. In altre parole, i vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Ed è convinto che lo stiano tenendo d'occhio. La Spagna è esclusa dalle grandi organizzazioni internazionali che nascono dopo la guerra con l'obiettivo di garantire la pace e la sicurezza mondiale. Per Franco la ragione è chiara. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu creata l'ONU e la Spagna ne fu esclusa. Perché fu esclusa? Innanzitutto bisogna pensare che per Franco l'antenata dell'ONU, la Lega delle Nazioni, era un covo di massoni. Quindi l'ONU, che era erede di quell'altra organizzazione, non sarebbe stata da meno. Era un altro covo di massoni. Per Franco l'esclusione dall'ONU era colpa della massoneria. Ma sul nuovo mondo, nato sulle ceneri del fascismo, è scesa una cortina di ferro che divide il vecchio continente in due. Da un lato l'Europa occidentale sotto l'influenza degli Stati Uniti, dall'altro l'Europa orientale sotto quella dell'Unione Sovietica. Le vecchie alleanze mutano, alimentate dalla paura del comunismo. E sull'anticomunismo della Spagna nessuno può dubitare. Antichi nemici diventano improvvisamente amici. Franco, desideroso di rientrare nel gioco diplomatico, concede agli Stati Uniti di installare nel proprio paese alcune basi militari in cambio di sostegno finanziario, fondamentale per un paese sull'orlo della fame. Alla fine del 1955, la Spagna viene ammessa nelle Nazioni Unite. Grazie al supporto finanziario americano, Francisco Franco riuscirà a rimanere al timone della Spagna fino al 1975, mantenendo inalterato il suo sentimento antimassonico. Solo che in Spagna e l'Europa si armau obedece a una conspirazione massonica infirrita nella classe politica, in contubernio con la subversione comunista, terrorista e autoriale. Fino alla fine, con l'ultimo filo di voce, Francisco Franco grida al mondo ancora una volta il suo odio per la massoneria. Morirà pochi giorni dopo il suo ultimo discorso. Quattro anni più tardi, nel 1979, la massoneria tornerà ad essere legale in Spagna.